un protagonista, sì, c'è Cader che deve fare un intervento, eccolo lì, Cader. Ascoltiamo quelli che sono poi gli uomini, sì, sicuro già detto, gli uomini e le donne che poi vivono sulla loro pelle questa vicenda, prego. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziarvi per darmi la possibilità di esprimere la mia idea e soprattutto di ringraziare il nostro eroe, il sindaco Domenico Lucano. Oggi sono molto contento di essere qui con voi e della presenza del Presidente della Regione. Contento perché ho capito oggi che ci sono tante persone che condividono i valori cari al nostro sindaco. Io sono Cader Diamante, un giovane ivoriano, attivista per i diritti umani, ospitato nello spazio di Camini con il signor Rosario Zuzzolo. Da quasi 2 anni che sono arrivato in Italia e a Camini sentivo sempre parlare di Riace, il modello dell'accoglienza di Riace. Essendo io stesso attivista per i diritti umani da più di 7 anni, mi sono interessato un po' al sindaco. Oggi è la terza volta che l'ascolto, non sono mai andato direttamente da lui a chiedere qualcosa, ma perché volevo capire la persona che era, il messaggio che aveva. Ho letto degli articoli, ho letto un libro, ho ascoltato delle persone, i miei amici che abitavano qui. Sognando una grande città in Italia, sono arrivato in questo piccolo paese, ma arrivando dall'inferno, con il fuoco nell'anima, ho trovato un posto dove le parole come la pace, la libertà, l'uguaglianza, la dignità avevano un senso. Una terra dove il sindaco Giuseppe è diventato come un amico per me, che lo voglio in giro, lo fermo, dove vai? Ci facciamo 2 chiacchiere come se essendo un amico, un mio coetaneo. In quasi 2 anni ho imparato una nuova lingua, una nuova cultura, una nuova civilizzazione e posso esprimere la mia idea. Io al sindaco Domenico Lucano vorrei dire oggi che ho cercato questa possibilità di dirglielo, che da noi in Africa si dice che quando un bambino è ancora nella pancia della mamma, è la proprietà della mamma, è il suo, ma quando nasce diventa cattivo, rimane il figlio della mamma, ma se diventa una persona brava, famosa, in gamba, diventa una cosa popolare per tutti, tutto il mondo. Oggi il progetto di Riace non è più il progetto di Lucano, ma il progetto di tutta l'Italia. Tutta l'Italia, perché quanti sono i paesi oggi che spingono dietro delle persone che arrivano scappando della guerra, della fame, della carestia. Ognuno di noi, a tutti piacerebbe se rimanere a casa sua, vivere con i suoi, perché pure a me mi mancano i miei, ma non posso tornare da me, da casa mia, perché lì c'è la guerra. E arrivare a un posto dove si aprono non soltanto le porte, ma pure il cuore, è una cosa che non si vede mai nel mondo. E oggi la Calabria sta indicando la strada giusta per farci, che noi migranti, invece di essere un carico per lo Stato, possiamo essere una risorsa, perché portiamo, non abbiamo sempre da chiedere, ma abbiamo pure da dare. Abbiamo da dare e l'Italia ha da ricevere. Ai nostri ospiti, per concludere, volevo dire al Presidente, volevo chiedervi, già ringraziarvi al nome di tutti gli africani, e a tutti i miei amici che sono qua e che non sono qui, dirvi che noi siamo contenti di vedervi qua e sapere che
che voi sostenete il nostro sindaco, il sindaco di Riace, il signor Lucano, che avrà il vostro sostegno, ma io vorrei chiedervi di dare voce al suo messaggio, di aiutarlo sempre affinché il progetto di Riace non si chiude e poi quando si rilancia cerchiamo di veramente realizzare il progetto che ha lui veramente, che ha iniziato ma che non ha portato alla fine perché ci sono stati tutti quello che sapete, perché solo in Lucano ho ritrovato i valori delle parole che io leggevo sempre, perché quando ci interessa i diritti umani si parla sempre di libertà, di uguaglianza, di dignità. E sono stato convinto quando ho ascoltato il Papa Francesco il 28 novembre nella giornata nazionale della pace, quando diceva che l'accoglienza si deve fare circa quattro valori: accogliere, proteggere, integrare e promuovere. Se noi riusciamo a integrarsi, a imparare la cultura italiana, a trovare un inserimento lavorativo, contribuendo allo sviluppo dello Stato, possiamo essere una risorsa per l'Italia. Ma se no, dopo due anni che secondo la legge si scade il progetto, io tra poco finisce il progetto, ma io non posso andare via, perché sono stato fortunato di trovare il sindaco, di trovare Rossano Zuzzolo, di trovare la mia mamma adottiva che è Daniela Maggiuli. Io non vado in strada, ma gli altri che non hanno avuto questa fortuna dove finiranno? A San Fernandino, per strada vanno a spacciare o a praticare altre cose, e dopo cosa diciamo? I migranti non rispettano la legge. Ma come facciamo a rispettare la legge se non abbiamo nemmeno la dignità? Dove troviamo questa dignità senza lavoro, senza niente? Vivere sempre con la paura di poter morire di fame domani o di farsi sparare da qualcuno che non ha capito niente della vita. A voi voglio chiedere di non lasciarlo mai. Al sindaco Lucano vorrei dirvi, a volte potete dire che tutti vi lasciano, noi, voi siete stati l'unico, una delle prime persone a poter entrare nei nostri cuori, a capire i nostri dolori, a poter dare qualcosa, perché grazie a voi Camilli è entrato nell'accoglienza. Io sono di Camilli, ho approfittato, sto vivendo a Camilli, mi trovo bene, perché loro hanno visto Riace realizzando il progetto di accoglienza qui, e si fa pure in tutta la Lombardia. Quindi mi considero come un uomo di Riace, un ragazzo di Riace, e grazie a voi io ho ritrovato la gioia di vita che avevo perso. Sono stato sono stato molto in prigione, sono stato nella guerra, nel deserto, non sapevo più qual era il valore di un sorriso, quello l'ho ritrovato qua. Noi saremo con voi, a fianco di voi, per essere, a continuare questa lotta che avete iniziato e per poter dimostrare alla faccia di tutto il mondo che l'accoglienza si può praticare come lo pensate voi. E noi siamo molto felici di essere qui e siamo fortunati di averti. Non lasciate mai, perché questa cosa è la strada giusta. Grazie.